Queste opere, i lavori sono iniziati proprio in questi giorni e la durata dell'intervento varia dai 4 ai 5 mesi, salvo imprevisti che potrebbero nascere, quindi di quelli non possiamo prevederli. Cantiere che avvii, polemiche che trovi, e non poteva essere meno quello che sta succedendo per via Caldarola al quartiere Apigia di Bari. Nei giorni scorsi il comune ha avviato i lavori di riqualificazione dell'arteria stradale che dalla tangenziale porta nel cuore del rione. Una strada a 8 corsie con sparti traffico centrale e oltre un centinaio di alberi secolari, devastata però negli anni dalle radici che lungo tutte le isole pedonali hanno sollevato l'asfalto. E allora di qui l'idea di riqualificare l'intera area, dove non solo si passerà da 8 a 4 corsie con piste ciclabili e parcheggi laterali, ma verranno realizzati anche due parchi dedicati alle vittime del Covid, come previsto nel piano PIRP. Ma alcuni cittadini non ci stanno a vedere ridotta la capacità della strada e polemizzano contro il progetto del comune. Il progetto prevede una riduzione delle carreggiate da 8 ora presenti a 4. Naturalmente le stesse verranno realizzate in modo tale comunque da garantire il flusso delle autovetture in maniera così come già è possibile apprezzare ora. Inoltre prevederà anche l'allargamento delle aiuole lì dove ci sono i pini, quindi daremo più spazio alle radici, quindi non andremo ad intaccare le piante e allo stesso modo andremo a salvaguardare la parte stradale. La polemica, secondo me, è legata dal fatto che è difficile apprezzare i cambiamenti se questi prima non si riescono a viverli in prima battuta. Un esempio pratico lo abbiamo anche su via Caldarola, quando furono realizzate alcuni anni fa le due rotatorie in corrispondenza di via Salape e di via Mania Grecia. Anche lì ci fu molta polemica. Quelle due rotatorie sembravano fuori luogo, invece in realtà poi col tempo ci siamo abituati a viverle e a condividerle durante la quotidianità e oggi rappresentano senza ombra di dubbio un grossissimo vantaggio sia dal punto di vista della qualità della vita, sia dal punto di vista del tempo, ma soprattutto dal punto di vista ambientale.